anche se non ci pensiamo molto, io credo che un po' nel cuore di ciascuno di noi quello che i classici chiamavano il mito dell'età dell'oro abita. Il mito dell'età dell'oro diceva che la vita inizia bene, la cultura, una certa cultura inizia bene e poi un po' si deteriora, è un po' sempre di più. Come dire, se c'è qualcosa che funziona, poi un po' va in scadenza. Non ci pensiamo magari, ma io sono convinto che questo mito ci accompagna. Ci accompagna nella nostra vita, dove se c'è un'amicizia bella, diciamo, e poi, se parte appunto una festa di matrimonio e funziona bene, e poi non andrà naturalmente peggio. E così nella vita, se parte una storia educativa, un rapporto, non è che poi... E questa è ancora più pesante quando si parte già male. Se ci sono situazioni già difficili, non ci si può aspettare che sia ancora peggio. Ebbene, Gesù, il primo gesto che fa, il primo miracolo che compie Gesù nel Vangelo di Giovanni, è un miracolo che ribalta, contesta il mito dell'età dell'oro. Non è vero che il vino buono è all'inizio e alla fine, il vino abbondante, anzi migliore, è alla fine, non all'inizio. La qualità autentica, profondamente gustosa della vita ha da venire. È alla fine. E il Signore Gesù entra dentro la storia dei Suoi amici e la nostra con questo innesto. Il bene, il buono, ciò che è gustoso ha da venire. La forza della risurrezione dice questo. Non conclude la vita con la morte, ma con una vita più abbondante. Questo è il miracolo per eccellenza. È dentro la forza di rinnovamento e il miracolo che il Signore regala alla nostra vita. Ma anche la vita più concreta, è bello che si parli di una festa di nozze. Bene. Questo miracolo lo fa il Signore da solo, di nuovo con la capacità sintetica e plastica di Giovanni, ci dice che questo miracolo Dio lo fa con noi. È vero che è Lui che trasforma l'acqua in vino e in vino migliore, ma lo fa grazie al fatto che i servi hanno riempito fino all'orlo le giare d'acqua. Il miracolo allora che ribalta e riapre la vita, che ribalta l'età dell'oro e dice il meglio ancora da venire, questo miracolo Dio lo fa con noi, con me. Chiede a me, Marco, riempi la giara della tua vita di acqua fino all'orlo. È solo acqua, è solo quello che puoi fare tu, ma fallo fino all'orlo. Poi non temere, io, il Signore della vita, porto a pienezza questo incontro. Fallo dentro la vita, nelle relazioni che vivi, in quelle situazioni che ti sembrano inceppate, dove ti sembra che il vino della festa sia finito, che fare? Porta anche appena l'acqua della tua premura. Non è il vino della festa, è l'acqua dell'attenzione magari quotidiana e semplice. Portala fino all'orlo.